E ora, amici, voglio proporvi un altro momento per ricordare il presidente Berlusconi attraverso le sue riflessioni circa l'importanza di un cane per le persone non più giovani, per le persone anziane. Io sono d'accordo con lui, guardate. Vorrei aggiungere una cosa. Bisogna arrivare a capire che, per esempio, per le persone anziane un cane non è un bene di lusso, è qualcosa che rende più serena la vita e che dà modo al proprietario anche di muoversi un po' e quindi gli allunga la vita. Io credo che sia logico introdurre delle facilitazioni per le persone che non possono spendere quanto occorre spendere per un cagnolino, cercando di dare degli incontri col veterinario gratuiti ogni volta al mese oppure ogni volta alla settimana se sono ammalati, e poi di fare anche degli sconti, per esempio l'IVA, sui cibi che si acquistano per cani. Esiste anche questo regno, diciamo, dei nostri amici che ha bisogno di essere tutelato, perché soltanto da poco è diventato una presenza in tutte le leggi europee, e noi vorremmo che fosse inserito anche nella nostra Costituzione l'animale come essere senziente, cioè come un essere che soffre il dolore, che ha delle passioni, che ha delle emozioni.